Questo monastero è stato fondato nel XVI secolo da un monaco che, quando si trovava sulla roccia, ha visto apparire la Madonna e poi, girandosi alle sue spalle su una pietra, ha visto un'impronta, l'impronta della Madonna, e quindi hanno deciso di fondare questa struttura qua. Voi? Ufficio informazioni? Sì, ufficio informazioni per il monastero lì. Tra il 1776 e il 1919 il monastero di Saharna fu guidato da 24 diversi abati. Il monastero fu poi chiuso nel 1964 dal regime comunista. Tutti i monaci furono espulsi e l'edificio venne usato come magazzino o sala da ballo. Solo dal 1991, dopo l'indipendenza dalla Russia, venne riutilizzato come luogo di culto. Sei vecchio? No, sono gradini diversi. No, sei vecchio. Sì. Anche. Si dice che qui, sulla roccia di Grimidonno, il monaco Bartolomeo, dopo 40 giorni di digiuno, pregando affinché Dio lo aiutasse nella scelta di un luogo adatto alla costruzione del monastero, ebbe una visione della Vergine Maria che, circondata da fuoco celeste, gli rivelò il luogo dove costruire il monastero, che venne poi consacrato alla Santissima Trinità. La moglie? Che non mi faceva una foto per non guastare il panorama. Ehi ragazzi, mi guardate? Ancora, con noi Geraia. Sì, con voi. Dormirete bene. Soltanto la località di Saharna è anche conosciuta per le sue cascate. Il fiume Saharna nel suo percorso ne conta 22, una delle più belle è molto vicina al monastero e cade da un'altezza di 10 metri formando un laghetto profondo chiamato la Fossa dei Rom. Anche se perde i denti c'è la Madonna che fa i miracoli, se no chiama Padre Palma. Adesso in diretta vi sto trasmettendo come Yana sta per morire. Rimarrò da sola.